Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi tornato, visto che faccio un appuntamento ogni trimestre, quindi ci troviamo qua dopo 3 mesi a mostrare quello che è il mio portafoglio, l'andamento che sta avendo il mio portafoglio azionario e nel caso foste interessati vi mostro anche qualche azienda che magari voi non avete ancora in portafoglio, dovete ancora analizzare e poi successivamente se vedete che vi piace potete anche investirci. Vi ricordo sempre che è importantissimo lasciare like e iscrivervi al canale, anche perché tendenzialmente io qua mi sto esponendo molto, facendovi vedere tutto il mio portafoglio. Tantissimi YouTuber non lo fanno. Se apprezzate la mia trasparenza, magari fatemelo sapere con un bel like e un commento, se avete piacere. Se no, ragazzi, nessuno obbliga nessuno. Detto questo, io ovviamente ho tante posizioni, quindi non è che ve le mostrerò tutte nel dettaglio. Magari andiamo a prenderci le prime 15 posizioni, perché ne ho una sessantina. Ho un portafoglio molto diversificato. Infatti, questo è il mio grafico a torta, quindi è molto diversificato, però sto avendo ottimi risultati grazie ad una strategia che utilizzo io, che potete trovare sul canale. Basta che cercate Gilbe, la mia strategia di investimento, una cosa del genere, e trovate il video. Comunque, tengo a precisare che questo qua è un portafoglio sia un po' da dividendi e sia abbastanza growth. Infatti, il dividend yield del mio portafoglio è all'incirca dell'1,99%, che è un buon dividendo, ma ovviamente non è la percentuale giusta per avere un portafoglio che è dedicato solo ai dividendi. In quel caso lì vorrei avere un dividend yield all'incirca del 4-5%, che è difficile, però si può fare. Detto questo, andiamo a vederci come prima cosa le posizioni su cui sto guadagnando in percentuale di più. Infatti, io ho creato questo foglio Excel qua, che magari ingrandisco così vedete meglio. Direi di sì. Andiamo a vedere le posizioni su cui guadagno percentualmente di più. Ovviamente la prima, la saprete tutti, è NIO, che tra l'altro qua sto guadagnando solo il 1000% perché ho comprato altre posizioni e quindi il mio prezzo medio si è alzato. Infatti adesso ho un prezzo medio di 5,22, ma per chi mi seguisse dagli albori, io NIO l'ho comprata e avevo un prezzo medio di 3,70, mi pare, che sarebbe all'incirca quasi un 1800%. Considerate che io ci avevo investito all'incirca 120 dollari, ora vale 1355 dollari. È il mio migliore investimento e reputo che ci siano ancora grandi margini di crescita, perché credetemi, NIO sarà uno dei brand più potenti. Anzi, l'azzardo, NIO, secondo me, come brand sarà più potente di Tesla. La butto lì. La butto lì. E lo dico anche da possessore di azioni Tesla, che tra l'altro sono le seconde su cui sto guadagnando di più perché hanno fatto dei rally assurdi. Su Tesla sto guadagnando il 128%, ok? Assurdo. La terza azione su cui sto guadagnando di più è una banca che tra l'altro vi avevo consigliato in un video vecchissimo. Se l'avete presa avete guadagnato veramente tanti soldi, perché io l'avevo consigliata all'incirca, mi pare, sotto i 10 dollari, all'incirca sui 9,80, e vi avrebbe garantito praticamente quasi un 70% di, no, un 65% di profitto. No, anzi, un po' di meno, un 55% di profitto. Considerate che io l'ho presa con un prezzo medio di 7,87 dollari e ci sto guadagnando l'83%, che è molto, anzi, troppo. Infatti, tendenzialmente, Huntington Bankshares, sto pensando di iniziare a vendere qualcosina perché ho 20 azioni, che sono tante. E infatti sta iniziando ad occupare l'1,52% del mio portafoglio, che è abbastanza tanto. La quarta azione su cui sto guadagnando di più è Morgan Stanley, dove sto guadagnando l'80%. Anche qua sto pensando di iniziare a vendere qualcosina. Caterpillar, ho già venduto qualcosina. Disney, io avevo 2 azioni Disney, le avevo comprate intorno a 100 dollari. Poi ne ho venduta una, ma sinceramente ora me ne sono pentito. Anche perché non l'ho venduta a un prezzo altissimo, l'ho venduta, mi pare, forse a 140, ma non è che mi sono pentito perché è cresciuta ed è arrivata a 178, quello non mi importa assolutamente. Se vendo tendenzialmente è perché ho delle motivazioni per farlo e non solo dal prezzo. Mi girano un po' le balle perché l'ho sottovalutata. Disney ha grande potenziale e l'ho sottovalutata, niente, è un mio errore e ne pagherò le conseguenze. Nel caso in cui troverò un'altra fascia d'entrata, rientrerò e va bene. Sto guadagnando anche tantissimo su Applied Materials, Delta Airlines, Carnival e WestRock. Su WestRock era considerata la mia più grande posizione e l'ho ridotta, ero arrivato ad avere 23 azioni, adesso ne ho già vendute 5
e anche qua sto guadagnando veramente tantissimo, sto guadagnando il 63%. Questa qua è, secondo me è stato un mio investimento molto value, che è stato tanta tanta roba. Poi sto guadagnando tantissimo su Apple, che reputo sopravvalutata. JP Morgan sto guadagnando anche bene, United Bankshares sto guadagnando molto bene, Paycom Software è arrivata a guadagnare anche, mi pare tipo il 70%, poi è scesa un po', ma diciamo che, ah ecco, un'altra dove sto guadagnando tanto è Royal Dutch Shell, che per chi avesse visto il video vecchio su Shell, stavo perdendo, mi pare, il 25-30%, sono arrivato a perdere il 25-30%, ora guadagno il 30%. Questa è una grande lezione, ragazzi. Se avete un buon investimento e siete sicuri di questa bontà, non lasciatevi ingannare da Mr. Market. Ma ora andiamo a vedere quelle che sono un po' le posizioni dove sto perdendo di più. E ragazzi, come vedete, ne ho pochissime. Ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 azioni in perdita, di cui questa sono, Salesforce sono entrato adesso, quindi sto perdendo niente. Brookfield Infrastructure sono entrato adesso, ADP sono entrato adesso, mentre quelle dove sto perdendo anche essendo entrato da tanto sono Intel, Momo, Biogen e Alibaba, ma su Alibaba, ragazzi, per me non c'è nulla da dire. Lasceremo parlare il tempo. Su Intel sono abbastanza sicuro. Le uniche due che non mi convincono troppo, ma secondo me non hanno i prezzi giusti per cui li dovrei vendere, sono Momo e Biogen, ma per ora le tengo fino a quando non si delineeranno un po' di più le prospettive future. Sostanzialmente voglio vedere un po' di nuove trimestrali. Ora andiamo a vedere però quelle che sono le 10 posizioni più grandi all'interno del mio portafoglio, e intendo non percentuali attuali, ma le percentuali in base a quello che ho investito. Ad esempio, NIO attualmente, la percentuale attuale è del 7,14% della posizione più grande che ho nel portafoglio. Considerate che però avevo investito lo 0,85% del mio portafoglio, quindi aveva meno dell'1% ed è riuscita ad arrivare ad essere la posizione più grande. Infatti, grazie al 1000% è al 7% del mio portafoglio. Voglio vedere però le percentuali di quando io ho investito, e come potete vedere, le mie più grandi posizioni sono Amazon, Alphabet, Microsoft, JP Morgan, Facebook, WestRock, ma che sto riducendo un po' le posizioni, infatti era la più grande, ma adesso sta scendendo, Nvidia, Intel, Alibaba, Coca-Cola, che ci sta, ma sinceramente non penso debba avere la percentuale così grande, infatti è da tantissimo che non ci investo più. Sostanzialmente perché ero entrato a un buon prezzo, secondo me 45 era buono, ma non ci ho più investito. Poi ho Netflix, Visa, Bank of America, Apple, Mastercard, Adobe che mi piace tantissimo e secondo me è ancora a prezzi accettabilissimi. Io sto facendo un po' di piano di accumulo su Adobe, Logitech mi fa impazzire e ci sto già guadagnando anche un 39% perché secondo me era schifosamente sottovalutata. Attualmente lo reputo giustamente valutata, perché io, se avevate visto il video in cui vi consigliavo le azioni, Logitech la prendevate a 30% in meno rispetto al prezzo che ha adesso, più o meno, no, forse il 25% in meno, che secondo me era tanta roba. Ora però andiamo a vedere le percentuali dei dividendi sul mio portafoglio e poi infine vi farò vedere quella che è la mia performance attuale. Quelli che rilasciano un dividendo più grande sono Enterprise Product Partners, dove sto guadagnando il 21%, Enbridge, dove sto guadagnando il 13%, Gazprom, dove sto guadagnando il 19%, e hanno dividendi dividendi sul mio capitale investito del 10%, 8,85%, 8,13%, 6,59% di People's United Financial, dove sto guadagnando anche il 28%. Quindi questo qua, ad esempio, è stato secondo me un investimentone perché sto guadagnando il 28% e senza contare tutti i dividendi. Poi Hapvi, che vi ho già consigliato spesso, Stag Industrial Cam Rate, Realty Income Cam Rate, Allianz è una compagnia assicurativa come vi ho già detto. E poi sostanzialmente non è che punto troppo sui dividendi, però mi piacciono le azioni che rilasciano dividendi ma sono anche in crescita, tipo Logitech. Mi piace molto, Applied Materials mi piace molto, Microsoft mi fa impazzire, United Health mi piace tantissimo, ci sono varie aziende che mi piacciono molto, Nvidia mi piace tantissimo e sostanzialmente ora andiamo a vedere qual è la mia performance attuale ed è del 38,48% considerando anche le plusvalenze, i dividendi e il cash che ho ancora. Quindi una performance del 38,48% in un anno che però dovete considerare che è stato un grande crollo e io sostanzialmente sono entrato
tanto durante il crollo, un 38% è tantissima roba. Considerate però che io sono entrato facendo un piano di accumulo e quindi ho rischiato molto di meno. Se fossi entrato sulle stesse aziende, ovviamente investendo tutto il capitale nello stesso momento, probabilmente adesso starei facendo un 80, un 90, un 100%. Il problema è che avrei rischiato tantissimo e considerate sempre che dovete appunto considerare il risk rewards, ovvero il rischio rendimento. Detto questo, per ultima cosa vi faccio vedere quello che è l'andamento del mio portafoglio. Questo qua era stato l'andamento del 2020, sono passato da praticamente perdere 257 dollari a guadagnarne 3177 e in percentuale sono passato da perdere il 5,91% come massimo drawdown, sono andato ad avere come massimo upside il 28,09% nel 2020. Nel 2021 potete vedere come la percentuale sia all'incirca del 31,65%, ovviamente questo qua esclude i dividendi e le plusvalenze. Detto questo, io spero che questo video qua vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.